Sono passati quasi 4 mesi da quel 16 gennaio quando venne chiuso per ragioni di sicurezza su ordine della Procura di Arezzo il viadotto Puleto qui sull'E45. 4 mesi drammatici per l'economia della zona. Qui, proprio qui in questo posto, venne il ministro Toninelli in gran pompa, garantì riapertura, tempi, garantì assistenza a coloro che sono colpiti. Pensiamo a tanti esercizi economici e commerciali lungo la nostra arteria. Bene, da allora è stato riaperto al traffico leggero e non si sa niente, né ANAS né soprattutto governo dicono una parola. Noi non vogliamo che, se non è sicuro, venga riaperto, ovviamente, ma vogliamo sapere quando si riaprirà, fra 10 giorni, fra un mese, fra un anno. È importante che il governo lo dica con chiarezza, ma al tempo stesso io raccolgo, come abbiamo già fatto come parlamentari del Partito Democratico, l'appello delle regioni, la regione Umbria, la regione Toscana, la regione Emilia-Romagna. Ieri il presidente Bonaccini è venuto qui a chiedere urgentemente un tavolo al governo perché si mettano in campo interventi economici di risarcimento per tutte le imprese, per l'economia della zona che ha subito un colpo drammatico in termini di aggravio di costi dei trasporti, di forniture delle materie prime. È crollato in certi ambiti perfino l'esercizio turistico perché molta gente non passa più da queste parti. Insomma, è una emergenza e il governo sta litigando al suo interno tra Salvini e Di Maio. Vengono in Umbria a fare le passerelle ma non danno risposte su niente, né sulle acciaierie, né sul terremoto, né sulla ex Merloni. Su niente, e non lo danno su una questione vitale come questa della messa in sicurezza al più presto della E45. È una colpa che il governo ha tutta e la nostra denuncia vuole accompagnare la richiesta di convocare al più presto un tavolo per dare delle risposte concrete. Le popolazioni umbre, toscane, romagnole, l'Italia centrale le attende.